Ciao ragazzi, come state? Eccoci insieme con un nuovo video in collaborazione. Questa volta collaboro insieme a BBCraft, che è un sito dove potete trovare veramente il mondo, nel senso che potete trovare perline, tutti articoli che vi possono servire per creare gioielli, appunto bracciali, ma non solo, perché potete trovare anche stampi, stampi per la resina, insomma per creare oggetti, ma anche dei clear stamp, quindi stampini, quelli appunto per decorare le agende, scatole, veramente c'è, cioè veramente il mondo. Vi lascerò poi giù il link in descrizione. Tra l'altro ci sono le spese gratuite per ordini superiori a $25, quindi è anche un prezzo abbastanza basso per avere la spedizione gratuita. E l'unico che forse pecca è che, ad esempio, questo pacchetto ci ha impiegato veramente tanto ad arrivare, perché mi è stato spedito il 25 di maggio e siamo ormai a inizio agosto, e quindi effettivamente ci ha impiegato tanto. Di solito loro mettono in massimo, leggevo, massimo 20 giorni, quindi probabilmente c'è stato qualche problemino di mezzo e magari avrò l'occasione di riprovare e vedere, insomma, se effettivamente la tempistica è così lunga o è stato soltanto un attimo di sfortuna. Allora, vi mostro che cosa ho scelto fra gli articoli del sito, e con anche le cose che ho scelto farò appunto dei video tutorial per voi. Allora, iniziamo subito. Ok, allora, questa è una cosa che ho desiderato tantissimo, sono anni che ci sto dietro, ma non avevo mai detto no, dai, aspetto. Sapete quando le cose vi piacciono, però cioè, ma no, aspetto, dai, non ha senso prenderla adesso, poi non la uso. E quindi, visto che è capitata l'occasione, ho detto ok, prendiamola perché mi piace tantissimo. E wow, è fatta benissimo. Guardate che bella, cioè è stupendo, lo adoro, lo amo. È fatto in vetro e questo l'ho acquistato per utilizzarlo come base per gli stampi in ceralacca. Mamma mia, che bello! Visto che non trovavo una cosa adatta per fare i stampi appunto in ceralacca, non diciamo classici, dentro, diciamo alla chiusura della busta, volevo un piattino in ceramica in vetro, ma non ne trovavo di carini, e quindi ho visto questo, ho detto questo è fantastico, bello, wow. Quindi già questo è wow. Proseguiamo, rimanendo in tema di timbri in ceralacca. Adesso non mi ricordo sinceramente neanche quale ho scelto, perché come dicevo è passato veramente tanto tempo e quindi diventa un po' una sorpresa anche per me. Comunque ci tengo a dire che il pacchetto è tracciabile, vi mandano proprio il link. Io infatti lo monitoravo e penso che se è stato fermo in dogana tipo una vita. Vediamo. E allora, ok, si sta un po' svitando. E questo, ah sì, guardate che bello, praticamente sono, ho due amiche, io l'ho inteso come due sorelle, una con la coda e una con la treccia, che praticamente uniscono le braccia per formare il cuoricino, e questo lo vorrei utilizzare anche come chiudibusta per le prossime lettere di corrispondenza, quindi lo trovo veramente molto carino e non l'avevo neanche mai visto questo come timbro. Bellissimo. Poi sapete, o se non lo sapete ve lo mostro, potete anche cambiare le punte,
sono abitabili, sono fatte veramente molto molto bene. Vi farò appunto vedere un video riguardo a questa tecnica e come funzionano. Poi proseguiamo, ho preso tutte queste pietruzze blu ovviamente e queste le vorrei integrare nella resina, inglobare nella resina e creare dei ciondoli. Sono molto carine, come vedete sono tutte forme ovviamente diverse, qualche colore diverso con varie sfumature. Questo poi questo caspita, ecco qua devo aver sbagliato le misure o non averle viste, perché pensavo fossero un pochino più grandi ma invece sono super minuscoli. Allora, questo lo tolgo. Guardate, anche messi nella confezione così sono molto carini. E c'è lo scotch, perché non si apre? Sì, c'è lo scotch qua. Allora, datemi un nanosecondo. Sono dei cabochon, sono veramente piccoli, quindi non credo che riuscirò a inglobare chissà cosa. Ah, forse però gli adesivi che mi sono arrivati l'altro giorno, quelli sì, riesco a inglobarli perché sono piccoli. Guardate che belli in argento, poi io adoro l'argento. Abbiamo come forme questa rettangolare, mi piace perché guardate che luce che ha. Quindi ce ne sono 3, 4, sono 6 rettangolari, quindi dovrebbero essere 6 ovali. Questo è più che ciondolo, diciamo potrebbero essere utilizzati o come ciondoli, diciamo per far braccialetti, perché sono tanto piccoli, o se no anche per realizzare dei choker, quindi diciamo questo va proprio messo attaccato al collo a scendere e quindi lo trovo molto carino. Quindi di ovali ne abbiamo 2, 3, 4, 5 e 6 e per finire abbiamo sempre 6, 3, 6, 7, 8, no aspettate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ottagoni, quelli qua, anche questi sono molto belli, qua vedrai tipo applicata una pina, non so perché, lo trovo veramente molto, molto carini, me li immaginavo onestamente molto, cioè un pochino più grandi, quelli più classici, però ci farò sicuramente qualcosa, quindi diciamo forse arriverà qualche video in più, perché all'inizio volevo mettere questo con questo, ricreare una sorta di mare, però ovviamente no, non credo proprio sia possibile, forse in quello rettangolare. E poi per finire, sì, abbiamo finito, ho preso questo clear stamp per il journaling che è super carinissimo. Allora, è molto completo perché abbiamo tutte le varie, diciamo, tutti i vari stampi atmosferici, quindi sole, la luna, nuvole, pioggia, lampi e neve, ma abbiamo anche le faccine delle emoji, quindi come è andata la giornata, se sei felice, innamorato, sorpreso, arrabbiato, molto carino. Poi abbiamo i numeri sia in versione grande, quindi tipo in grossetto, che in versione piccola. Abbiamo anche questi, il quadrato per fare anche il bullet journal, questo per ricreare, potrebbe essere sia un orologio come potrebbe essere anche per dividere e fare un tracking. Qui abbiamo i giorni della settimana, l'orario, quindi AM, PM, questo è dove mettere appunto il giorno della settimana di solito. Abbiamo la riga, il tratteggio più fine, questi diciamo per creare il to do, nelle varie forme.
data, plan, tomorrow, yesterday, today, notes, quindi diciamo è molto molto completo e quindi mi è piaciuto subito, ma in particolar modo sinceramente per questi, perché non li avevo mai visti così in giro, o li avevo visti sempre i classici tipo emoji classica, quindi sono veramente molto molto soddisfatta. Perciò, allora, mettiamo tutto insieme. Queste sono le cose che appunto mi sono arrivate dal sito BBCraft, che ringrazio ancora per la collaborazione. Inoltre, il sito mi ha detto che se voi con il codice LUNAMARINA5 effettuate un ordine superiore ai $40, avete immediatamente $5 di sconto. Quindi praticamente andate a pagare $35 e avendo superato i 25 avete anche la spedizione gratuita. E perciò insomma è ottima come cosa. Altro da dirvi? Niente, come sempre vi lascio in descrizione tutto quanto, vi lascio il sito di BBCraft, vi lascio anche i link di questi articoli che ho scelto. Inoltre vi lascio anche le informazioni per partecipare a delle collaborazioni con loro, quindi troverete tutte le info giù in descrizione. Io vi saluto, vi ringrazio di cuore di seguirmi, vi mando un grandissimo bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!